It may work and it may not work. I feel good about it. C'è stato un certo signor Trump e ha detto: ecco, noi abbiamo un farmaco semplice che non costa niente, che risolve il problema. Lo stesso protocollo utilizzato in ospedale si è aperto sul territorio e l'ho somministrata e l'ho consigliata a centinaia di pazienti, ma così tanti medici di medicina generale. L'idea che nell'epoca del Covid, in una situazione di pandemia e di gravità assoluta, si metta sotto la lente di ingrandimento una triade di farmaci che usiamo tutti da anni, è sembrato effettivamente strano. In questo mio gruppo che fondai ad inizio di aprile, confluivano tanti medici che volevano aggiornarsi. Questa possibilità ha dato spazio ad un confronto sulle cure. Perché se questo farmaco non esce e non viene raccontato dai medici che l'hanno dato e dai malati che l'hanno assunto con profitto, questo farmaco rientra nel mito e soprattutto viene sovraccaricato come un farmaco ad impiego politico. Diciamo, si è formata una cattiva fama anche fra gli scienziati dell'idrossiclorochina. Allora, noi dobbiamo buttare a mare questa cattiva fama e vedere se c'è ancora spazio per questo farmaco. Io sono un uomo di scienza e, a parte il discorso, diciamo, come medico che vorrei vedere che non c'ho più questi pazienti, che nessuno muore, però voglio anche sapere, ma l'idrossiclorochina veramente ha funzionato o no?